a Mediterranea, vivere in salute. Dicembre è iniziato e Natale si avvicina. Durante le puntate di questo mese vedremo come, con un po' di attenzione, è possibile salvaguardare la tradizione e la salute. Onorare la tradizione culinaria natalizia è doveroso. Certo, bisogna comunque stare attenti alla quantità e alla frequenza con cui mangiamo i prodotti di Natale. La cena della vigilia, il Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre, come comportarsi come giorni di festa? E il problema non sono queste eccezioni, ma è l'abitudine. Quindi se siamo abituati alla moderazione, alla educazione alimentare, sicuramente anche in questi giorni di festa ci comporteremo da buongustai, quindi assaggiando tutto, moderando però le porzioni. Se siamo educati al mangiare bene, al mangiare sano, non dobbiamo aver paura. Il problema è che già dagli inizi di novembre i supermercati sono pieni di prodotti natalizi e il pandoro o il panettone, per esempio. Meglio il pandoro o meglio il panettone? Meglio Milano o meglio Verona? Insomma, è una sfida senza vincitori né vinti. E in questa sfida vincono soltanto le nostre papille gustative. Cerchiamo adesso di capire il pandoro e il panettone, le differenze. Il pandoro è sicuramente più calorico del panettone perché c'è più burro e quindi è più grasso, si può dire. Per circa 100 grammi di pandoro abbiamo 400 kcal. Per il panettone invece la situazione è leggermente diversa in termini calorici. Abbiamo 360 kcal per 100 grammi, però che cosa c'è? Più zucchero perché abbiamo la frutta candita e quindi ad essere più alti non sono i grassi, bensì i carboidrati. E adesso quello che ci deve mettere in allarme per quanto riguarda il consumo di questi dolci natalizi è sicuramente il quantitativo di grassi saturi, per esempio il burro o lo strutto, il tuorlo dell'uovo, tutte queste diciamo alimenti che fanno male, sono nocivi soprattutto per chi ha il diabete, per chi soffre di colesterolo alto o di patologie cardiovascolari. E con un po' di buonsenso, come dicevo all'inizio, con un po' di attenzione è possibile andare a tagliare quelle che sono le calorie inutili. Per esempio, comprando dei semplici pandori o panettoni, evitando le farciture al burro o al mascarpone, perché sono delle kilocalorie in più che andiamo ad aggiungere ad un prodotto già di per sé molto calorico. Un'altra cosa da evitare, per esempio, fare colazione con il pandoro e il panettone. Mangiarli soltanto nei giorni di festa potrebbe essere un altro consiglio. E poi un'altra cosa, se vi regalano questi pandori e panettoni, ricordate che il senso del Natale è anche la condivisione. Perché no, regaliamolo a chi è meno fortunato di noi. Per questa puntata è tutto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima settimana.